talk anymore. We don't talk anymore. Bisogno di comunicare, ma non solo. Le relazioni in chat nascono dalla curiosità che questo mezzo suscita e soprattutto dalla protezione che lo schermo fornisce, permettendo di aprirsi all'altro con minori reticenze, spesso per timidezza o ricerca di trasgressione. Tra social network e programmi di messaggistica istantanea, che ormai troviamo anche sui nostri smartphone, si ha spesso l'illusione di aprirsi al mondo. La realtà, invece, è che queste chat celano una comunicazione diventata sempre più solitaria. Un mettersi a nudo a distanza di click, che porta a confessioni intime pur rimanendo comodamente seduti sul divano o sul letto di casa. Il problema però subentra quando questa tipologia di comunicazione si inserisce all'interno di una relazione stabile. Se cerchi qualcosa fuori, molto probabilmente all'interno di quel nucleo, di quella relazione io-tu, c'è qualcosa che non sta funzionando. L'altra settimana mi è capitato di accogliere il racconto di una persona che mi ha detto: io ho un matrimonio lungo di 30 anni, con mia moglie sono estremamente soddisfatto, abbiamo un'ottima intesa sessuale. In quest'ultimo periodo ho incontrato online per lavoro una persona che sta al sud Italia, con la quale mi sto confidando tantissimo, ed è una persona che accoglie tutte le mie, i miei momenti di crisi, i miei momenti bui. Poi ho incontrato anche un'altra persona più vicina con la quale ho uno scambio sia da un punto di vista intimo che uno scambio culturale. Alla domanda, beh, ma cos'ha l'una rispetto all'altra, lui mi ha detto, beh, tutte e tre rappresentano il mio ideale di donna e mi permettono di sostenere la relazione e il mio matrimonio. Il mio punto di vista è che la persona che è portata a tradire non ha bisogno certo di una chat per tradire. Certo è che la chat ce l'hai lì a portata di mano, cioè ti connetti, basta un click e si apre un mondo. Quello che generalmente viene poi valutato all'interno del mio intervento è comprendere se veramente il rapporto è entrato in crisi per la chat. Generalmente il rapporto era già in crisi e una delle due persone ha cercato di compensare la crisi del rapporto attraverso una comunicazione altra. It's dangerous, I'm falling. Può accadere anche di innamorarsi dell'altra persona che contatti online. Però è anche vero che le tipologie delle persone che si possono incontrare, soltanto una minima parte poi nel mondo della vita reale, diventano relazioni concrete, anche perché generalmente sono tutte molto falsate ed è difficile incontrare l'anima gemella online. Nessuna cosa è da condannare. Io credo che ogni esperienza che noi facciamo nella nostra vita, se consapevolmente decidiamo di farla e gli diamo la giusta dimensione, è un'esperienza che arricchisce. Ma se tutto questo è la struttura che noi diamo alla nostra giornata, allora lì ha una valenza completamente diversa. Don't you know that you're toxic?